Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, quindi approfitto di questa piccola pausa che mi sono ritagliata dalle mie faccende di fine settimana e mi dedico ai prodotti che mi piacciono di più usarli in quest'ultimo periodo sui capelli. Ho i capelli abbastanza lunghi, da un po' che non li avevo su questa lunghezza. Ho fatto un taglio e si vede, ho passato la forbice così da sola, ho tagliato quello che non mi piaceva di più che altro. Usando la piastra le punte si sfibrano, quindi sono andata a darle una rinfrescata e ho fatto anche la tinta. La tinta la vedrete nel video dei finiti che uscirà subito dopo questo, ma ora parliamo dei prodotti favoriti per i capelli. Premessa, ho i capelli molto spugnosi e assorbono sia lo sporco che c'è in giro, sia lo sporco che c'è sul capello. Io uso sempre il cappello d'inverno, altrimenti mi viene un mal di cervicale da non descriverlo. Quindi ingrassano anche tanto, quindi io vado a lavarli con un prodotto delicato. Lavandoli con un prodotto delicato devi stare attento a quello che scegli, perché sennò ti trovi coi capelli sporchi. Ecco, quindi provo vari shampoo, ecco, bio e non, e al momento una delle novità che mi piacciono tanto è Libre di Nature, un prodotto che ho trovato a Lidl, certificato BDH, shampoo con melissa e calendola bio. In teoria mi dice che c'è anche l'estratto di mela, io per quello che l'ho preso più che altro perché melissa e camomilla, vabbè, calendola, scusate, si trova dappertutto, ma quando vedo mela mi attira di più l'attenzione. Poi c'è arricchito con l'estratto di ortica e sambuco bio. L'ortica fa molto bene ai capelli ed effettivamente questo shampoo non aggredisce il capello, non lo secca, ma lo lava molto molto bene. Allora, cosa c'è di... Mi dici che dona lucentezza e sono d'accordo. Comunque, ci sono vari estratti, tra cui anche il tiglio qui, rosa canina. Quindi sono molto soddisfatta di averlo preso. Nota bene, questo shampoo stava 2,50 euro, se non sbaglio, alla Lidl dove l'ho comprato, e su Ecoverde l'ho visto a più di 4 euro, quindi nota bene dove comprate questo prodotto, che ve lo consiglio vivamente. Così come vi consiglio, e sono molto felice di poter usare questo Detoxifying Scrub Shampoo di Davines, un bel campioncino, era pieno questo flaconcino, mi è arrivato dalla Sardegna, dalla mia amica, solo vedendo il colore già lo vuoi usare, questo verde menta, ma poi il profumo non vi dico cosa si sente qua. Un profumo che io l'ho sentito tante volte nel passato, un profumo rilassante ma nello stesso tempo molto fresco, quindi è davvero invitante. Poi, essendo lo scrub, io a dire la verità non ho provato nessun scrub, shampoo scrub, quindi ho preso una goccia del prodotto, l'ho messo. Non mi ricordo bene qua o di qui, comunque l'ho messo, è molto geloso come prodotto, vedete che scende bene, anche se contiene tante granule, comunque scende, no? E lui si è fatto massaggiare molto velocemente, ma io non ho sentito nessun effetto scrub sul cuoio capelluto. Mentre lo stendevo, pensavo, come mai non sento niente? Ho iniziato ad insistere. A un certo punto mi fermo e dico, wow, ma questo è scrub, aspettiamo ad insistere così tanto. E l'ho fatto bene, perché dopo che mi sono risciacquata, sono uscita dalla doccia, mi prudeva il cuoio capelluto, avevo formiche. Un effetto orrendo. Però i capelli sono rimasti di una lucentezza e di una purezza mai sentita prima. Anche ora sono puliti, però dopo lo scrub hanno un colore e una presenza molto diversa. Davvero, provare per credere. Poi le prossime volte che l'ho applicato, sempre basta pochissimo, ho fatto varie applicazioni, quindi è veramente un prodotto wow da provare, perché il capello rimane anche più leggero. Non so bene come
descrivere tutto questo effetto veramente unico per me, per cui per quello che volevo includerlo in questo video. E quindi Alessia, grazie mille per avermelo fatto provare. Davines, magari vi lascio il link, ha dentro anche l'estratto di carciofo. E poi sono andata a vedere il produttore da dove arriva, per me è sempre importante sapere da dove, chi lo fa, cosa c'è dietro a questa produzione. Si parla di Parma, è una regione, una area dell'Italia molto 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 cara per me, è particolare, veramente unica, direi. Poi chiudo il video con un altro super favorito per i capelli. In questo periodo uso lo shampoo secco capelli rossi con ibisco della Giada Cosmetics. Qua sono 50 grammi, ma io lo uso da mesi e c'è ancora. È una polverina molto colorata, vediamo se riesco a prelevarlo. Guardate che bellezza abbiamo qua, è una polverina magica rosa che tu la stendi sui capelli. Vediamo se riesco a farlo vedere, i miei capelli sono castagni, no? Ma questa è un po' rossa, quindi tu devi massaggiarla bene bene bene, i capelli lo assorbono, la assorbono perché la polverina, e quindi dopo non si vede niente, ma sparisce anche il sebo. Io vabbè, adesso ho i capelli puliti, quindi non vedete, non vedrete la differenza, ma comunque dopo, una volta applicata questa polverina, a parte si sente l'ibisco molto profumato, che ha una profumazione adorabile, poi anche i capelli hanno, prendono un volume bello e appunto sono puliti per tutta la giornata. Io la applico più che altro nella terza giornata o la quarta addirittura, perché dipende con cosa ho lavato i capelli, io riesco ad andare anche con 3-4 giorni di shampoo tra un'applicazione e l'altra, nonostante io uso appunto la cuffia che va a ingrassare la radice del capello. Veramente valido, non l'avevo pagato poco perché l'ho pagato su 8-9 euro, e quando sono arrivata a casa ho detto oh, solo 50 grammi, perché la confezione sembra grande, no? Ma 50 grammi sarà così. Veramente valido perché ne basta poco e appunto va a lavorare molto bene. Io lo applico più che altro in questa zona qui e sui fianchi dove sento più bisogno di applicare un prodotto per andare a sgrassare la radice del capello. Ottimo, ottimo, quindi è veramente da provare. Ci sono varie colorazioni. Io quando ero nella bioprofumeria non c'era il castano, quindi mi sono buttata su questo rosso, ho detto magari mi dà qualche riflesso, e effettivamente sui capelli sembra appunto sembra essere presente un riflesso verso il rosso, verso mogano, davvero particolare, e quindi è da provare, sì. Gli ingredienti li trovate anche sul, non sto qua a descriverli, ma comunque è una bellissima scoperta per me. Bene, io qua chiudo il mio mega velocissimo video e vi aspetto tra i commenti se avete provato qualcosa di questi tre nominati e se avete qualcosa da consigliarmi da provare in questi giorni che avete scoperto e siete rimasti a bocca aperta. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!